Eccolo secondo me ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, razzini del canale, un altro video insieme. Stiamo per portare a termine la partita 2-1 contro il Cagliari, ovviamente manca ancora qualcosina. Quando mi sintonizzo io siamo al 92esimo, speriamo veramente di tenere il punteggio ancorato a 2-1. Peccato veramente aver subito il gol di Dossena, perché eravamo secondo me in dominio totale, in controllo della partita, chiaramente sempre senza sciorinare un grandissimo calcio, però ecco, ripeto, la Juventus sta portando 3 punti a casa in cascina molto ma molto importante, anche perché ci ritroviamo a 29 punti, una lunghezza sopra l'Inter, stacchiamo il Milan di 6 punti e aspettiamo appunto l'Inter che giocherà col Frosinone, vedremo come si comporterà, però sicuramente usciamo galvanizzati dal campo, finalmente riusciamo a segnare più di un gol, perché fino ad adesso non ce l'avamo ancora riusciti. E ripeto, peccato non aver mantenuto il clean sheet, però è stato molto bravo il Cagliari, tra l'altro con un assist di Janko a imbeccare proprio Dossena, che ha accorciato le distanze e ha messo un po' di quella pressione che non ci serviva negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora. Speriamo che appunto i minuti di recupero passino in fretta. Ecco, andiamo a fare un riepilogo generale della partita, ma prima saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo dal primo tempo. Primo tempo, diciamo, una Juve discreta, comunque sempre superiore al Cagliari, però a livello di tiri totali, pareggio totale. 7 da una parte, 7 dall'altra. Anche la correttezza dei passaggi più o meno simile, 82% la Juventus, quindi abbastanza precisa ma non benissimo nei passaggi, 79% il Cagliari. Anche a livello di possesso, Juve superiore circa un 55% contro un 45%, ma tiri in porta 0. Quindi Allegri e la sua squadra ha preferito appunto tenere, diciamo, il punteggio sullo 0-0 per non rischiare e non scoprirsi, studiarsi in una partita di scacchi, anche perché Ranieri è sempre stato molto bravo a preparare le partite anche più ostiche ed era molto rischioso prendere gol in contropiede. Quindi diciamo che ci siamo tenuti molto chiusi, molto compatti, tenendo bene le distanze tra le parti e non lasciando passare nessun pertugio. Ecco, però diciamo che questo è andato a scapito delle occasioni create, purtroppo non ce ne sono state, ma bisogna dire che fondamentalmente i migliori, anche nel secondo tempo, non solo nel primo, sicuramente Chiesa, Bremer, a me è piaciuto anche Szczęsny, come ha gestito la difesa, bene Rugani e bene McKennie a metà campo, oltre che Kostic, che ha fatto 2 assist al bacio per i propri compagni. Ecco, secondo tempo molto diverso, perché la Juve è entrata con un piglio totalmente opposto a quello del primo tempo e tra l'altro è andata a chiudere, diciamo, la partita con 15 tiri totali, forse anche qualcosa in più, di cui 4 in porta, mentre il Cagliari 10 tiri totali, quindi solo 3 in più rispetto al primo tempo, e un tiro in porta che poi si è tramutato in gol. Quindi sono stati anche molto cinici, da lato anche fortunati, perché non hanno creato molto, ma quel tiro appunto è stato appunto bollato in rete da Dossena con un assist molto, molto buono di Janko, e quindi diciamo che si è complicato un po' per quello la partita. Però prima di quel gol lì la Juve ha fatto un 1-2 micidiale, chiaramente portando il punteggio dalla propria parte, quindi Bremer al 60esimo, sempre su assist appunto di Kostic, molto bravo a pennellare il cross, e Bremer proprio a schiacciare di testa nel palo lontano, basso, imprendibile appunto per Scuffè. Quindi lì diciamo che la partita è andata un po' in discesa, pensavamo di mantenere il punteggio senza rischiare e in effetti poi lo abbiamo fatto per 10 minuti fino al gol di Rugani, anche stavolta imbeccato da Kostic, che ovviamente ha messo un altro cross da calcio d'angolo molto bene dentro proprio l'area piccola, e lì Rugani è stato molto bravo a buttare dentro la palla di petto, da grande opportunista qual è stato, e quindi anche ottima prestazione di Rugani, che sta continuando veramente a sciorinare ottime performance e ci sta dando veramente una mano a non sentire la mancanza di Danilo e di Sandro, ovviamente, perché speriamo appunto, anche se dovesse tornare, che non giochi più titolare. Quindi insomma la Juve, diciamo che fino a quel momento lì del gol di Dossena, aveva comunque tenuto bene il pallino del gioco, ripeto, sempre senza dominare, sempre senza giocare benissimo, però insomma è stata molto compatta e molto solida e molto dritto al punto. Quindi è chiaro che sono vittorie, che queste galvanizzano l'ambiente, portano 3 punti d'oro ed è quello che speravamo che succedesse. Tra l'altro per poco non sono riuscito a prendere anche il pronostico, perché avevo detto 2-0, peccato, come dicevo, a un quarto d'ora dalla fine non essere riuscito a tenere le marcature per bene e aver concesso un gollettino al Cagliari. Però ecco, diciamo che queste sono cose da rivisitare appunto durante la settimana per essere migliorate assolutamente, e ovviamente contro squadre più forti del Cagliari dobbiamo stare molto attenti, perché avremo anche davanti
Inter ovviamente il 26 novembre dopo la sosta, il Napoli e la Roma e poi le altre partite abbastanza agevoli. Però ecco, se continuiamo diciamo a concedere un po' di spazio a squadre forti, rischiamo di prendere più di un gol a partita. Quindi occhio a quello e soprattutto occhio a migliorare l'accuratezza dei passaggi, perché quello è fondamentale nell'economia di una partita, perché più sei preciso tecnicamente e più hai la possibilità in qualche modo di mettere in difficoltà l'avversario, perché se sbagli poco anche loro tendono in qualche modo a concederti campo e a non aggredirti troppo alto, perché sanno che comunque o giochi di prima o trovi il giocatore sempre libero tra le linee eccetera, quindi è sempre molto complicato affrontare una squadra pulita tecnicamente, e questo dobbiamo ancora farlo al meglio. E ovviamente cosa manca ancora, come sempre abbiamo detto, i gol degli attaccanti, perché anche oggi purtroppo hanno dovuto fare lo sporco lavoro i difensori. Chiesa che ha, ripeto, onesta partita fino alla sostituzione, e bene anche Vlahovic che ha fatto quello che doveva fare, così come Milik, e poi Lin Junior che è stato contento che è riuscito a entrare diciamo a partita in corso, perché comunque secondo me è un giocatore che ti dà forza, ti dà gamba, ti dà fisicità, ed era molto importante metterlo in questa partita, perché c'era bisogno comunque di far rifiatare alcuni giocatori che hanno dato tanto in campo, quindi era giusto, come ho detto, fare questo avvicendamento. Quindi insomma una Juventus bella solida, bella compatta, come dicevo peccato aver concesso questo gol, però come dico guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la Juventus sta continuando a macinare punti e muovere la classifica verso l'alto, tenendo la pressione verso l'Inter, e quindi continuo a dire che questa Juventus, se farà, e spero proprio a gennaio, degli acquisti mirati al centrocampo e nel laterale destro, e potrà appunto dire la sua per lo scudetto, anche perché l'Inter sarà impegnata sicuramente in Coppa Campioni almeno fino a marzo, perché sicuramente giocherà agli ottavi di finale e vedremo appunto chi affronterà gli ottavi, ma sicuramente l'Inter avrà veramente un dispendio energetico e mentale notevole, e la Juve deve assolutamente approfittarne, perché non solo abbiamo un 11 titolare di tutto rispetto eccetera, una panchina ottima, abbiamo tempo per preparare le partite una settimana intera, per fare sedute defatiganti e soprattutto per preparare meticolosamente ogni partita a seconda dell'avversario che dobbiamo incontrare, ripeto, avendo soltanto una competizione e poi la Coppa Italia, che comunque è un obiettivo stagionale notevole da dover andare ad acciuffare. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre ricordo, prima di concludere, iscrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, mi raccomando, aggiungetemi come amico anche lì nel gruppo, e soprattutto lì troverete il modo anche di avere tutte le mie notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube, perché spesse volte non arrivando appunto le notifiche, se non avete attivato la campanella, quindi vi invito a farlo, vi arriveranno invece su Facebook direttamente nel portale. A presto ragazzi!